unforgettable. That's what you are. Unforgettable. Signora Ilda Vitulli, titolare dell'Hotel Modenese, lei è stata testimone della nascita e dell'imminente abbattimento del viadotto. Quali sono i suoi ricordi? Mi ricordo all'inizio che facevano questa strada, facevano il ponte, venivano a mangiare, facevamo le gavette, venivano a mangiare gli operai tutto qui. Poi dopo la sera, quando finivano di lavorare, venivano a mangiare al ristorante, che noi tenevamo un ristorante vicino alla chiesa della Madonna delle Grazie. Allora, il primo, dentro queste cacavelle come quello tipo militare, e ci mettevamo il primo e poi dopo c'era il suo coperchino, ci mettevamo il secondo con il suo contorno. Si copriva e erano molti gli operai? Era una quindicina all'epoca. E i lavori comunque cominciarono negli anni 60, ci furono i lavori? Sì, durante che facevano la strada da Pedacciate venire qua fu dagli anni 60-61 così, però il ponte lo fecero verso il 62-63 così. E durarono molto i lavori? Sono durati 5-6 mesi. Poi quando è stata primavera che hanno cominciato, che hanno fatto, come si dice, il collaudio con i camion, che vengono a passare i camion, qua sopra si è aperta poi la strada. Mentre che facevano questi lavori c'era un architetto, un ingegnere che faceva questa ditta e gli disse a mio marito: tu Maria, tu qui devi costruire un albergo, un ristorante albergo, perché qui è bello, il posto più bello di Termoli. Mio marito ci ha messo l'idea e l'ha fatta. Invece oggi, insomma, è imminente l'abbattimento del ponte. Oggi mi dispiace un po'. Gli operai sono sempre vostri ospiti? Sì, sì, sono sempre ospiti nostri, insomma, sia mangiare che dormire. È affezionata a questa strada? Io sì, moltissimo. Era affezionata proprio, adesso mi dispiace proprio che va via. Per tante comodità, per tante cose. E che cosa ha rappresentato per lei e per la città? Dunque, per la città ha aperto il turismo. Che qui Termoli, il turismo non sapeva neanche dove era Termoli. Con questa strada si è cominciato a conoscere Termoli. Quanti personaggi sono stati ospiti? Allora, io ho avuto Pippo Baudo, come si chiama? Sandra Mondaini, poverina, mi dispiace che è morta. E poi ho avuto Orietta Berti, Gianni Morandi, cenata e se n'è andato. Senta, ma com'era il lungomare quando venne realizzato il viadotto? Prima non c'era niente, era campagna, niente. Voi siete state tra le prime? Sì, e noi abbiamo portato luce, acqua, abbiamo portato tutto abbiamo portato. Quindi c'è stata una trasformazione? C'è enorme. Termoli è nato con questo ponte, io dico così. Il ponte ha dato vita a Termoli. Se non c'era questo ponte, non lo so, perché devo fare tutto il giro, era diverso.